Ah, Maria lì. Prima, vabbè, buonasera. Fa un po' buio qua. Buonasera a tutti, benvenuti a questa conferenza sull'insegnanza dell'italiano. Prima di passare la parola all'insegnante professoressa Maria Ricci, vorrei presentarla un attimino. Maria Ricci ha un master in didattica italiana nell'Università di Tor Vergata di Roma, è docente di italiano nella società Dante Alighieri, è anche direttrice accademica e culturale della società Dante Alighieri, è traduttrice del Dipartimento di Lingue dell'Università di Cuenca dall'anno 2012 fino ad oggi, ed anche traduttrice della società Dante Alighieri a partire dal 1 settembre di quest'anno. Benvenuta Maria. Grazie per l'invito e ringrazio Poliglota per questa opportunità. È la prima volta che sono in questo congresso di lingue e sarò io oggi per la prima volta a esporre le mie idee con l'esperienza che ho e voglio darvi dei link e farvi vedere che anche l'educazione oggi cambia tutto il tempo, quindi bisogna essere pronti a questo cambio soprattutto. Bene, non so, come io ho preparato delle diapositive, non so se voi le avete e voi le progetterete o come si farà. Tu puoi condividere il tuo schermo schiacciando il pulsante Share Screen. L'hai Ok. trovato? E ragazzi, non dimenticare di fare domande, che saranno risposte alla fine della conferenza. Aspettate per vedere, voglio vedere, voi si potete vedere quello che sto compartendo? Sì, si può Aspettate che vedere, ma ritorno se... indietro. sì, potresti aggrandire un po'. Vabbè, perfetto. A ver. No, qui c'è un... Beh, è molto piccolo, c'è 112%, vedi? 112%, e c'è un... Ah, sì, perfetto. Adesso sì? Sì. Ok, bene, incomincio. Prima di tutto il titolo che ho dato alla mia presentazione è Il docente di ieri e di oggi come guida nell'apprendimento dell'italiano come lingua straniera. Quindi voglio incominciare a farvi vedere com'era il professore di ieri, quello che è oggi e in base alla mia esperienza come fare una classe dinamica, soprattutto sapendo e vedendo tutti i gusti, sì? Quindi, a ver, aspettate che mi metto in piccolo perché sennò non vedo io e non posso seguire. Quindi, parleremo del docente di ieri, come vi dicevo, sì? Qualche tramo, qualche caratteristica di lui. Il docente poi di oggi, quindi moderno, attuale, lineamenti di un docente come guida, che come sapete noi siamo solo delle persone che dobbiamo accompagnare lo studio dello studente e dell'alunno. E poi delle riflessioni generali personali, sì, come vi dico, dopo 20 anni di esperienza in questa vita didattica, io, come tutti voi professori, docenti, cerchiamo sempre di dare il meglio alle nostre lezioni, preparandoci e sempre stare ad imparare giorno per giorno su questo lavoro che facciamo con molto piacere. Quindi passo al primo punto che, come vi dicevo, si intitola Il docente di ieri. Quindi qui vi ho voluto mostrare due foto come era il docente di ieri. Ovviamente stiamo parlando di un docente
di 40-50 anni fa, sì? Soprattutto mi dedico a parlare del professore italiano, visto che io sono nata e cresciuta in Italia. Quindi ho esperienze, posso parlare solo di quel professore. Voi, stando in Brasile e altre persone che ci vedono dalle altre parti del mondo, non so se l'educazione era sempre la stessa, ma credo che i lineamenti sì. Quindi vediamo qualche caratteristica che io ho messo e possiamo puntualizzare e poi vedere se anche voi siete d'accordo con me. E mi sono fatta tre domande pensando al professore di ieri. E chi era il professore di ieri? Che cosa faceva il professore e che ruolo aveva? Quindi, per rispondere alla prima domanda, ho messo il professore arrivava in classe, faceva l'appello, spiegava quello che doveva spiegare e poi andava via. Quindi era un professore molto distante all'alunno, non si intrometteva, non chiedeva oltre, sì, faceva solo l'appello e dava la lezione. Quindi possiamo vedere e ricordare un professore severo, dove c'erano anche dei castighi, che se la persona, se il bambino in questo caso non attendeva a lezione, era distratto, poteva essere punito poi. E manteneva quindi la distanza tra l'alunno e lui, sì? Quindi non dava confidenza, non chiedeva per esempio come stavi, non si interessava, sì? Quindi eri per lui un estraneo dall'inizio della classe alla fine, solo venivi interpellato per un esame, per una domanda che lui voleva fare. Nella seconda, cosa faceva il professore? Beh, il professore era solo una persona estranea a tutti noi, studenti, e veniva e ci dava la lezione, nient'altro, ci istruiva, sì? Quindi il ruolo suo era una persona molto preparata, quello sì, era educata, non ci mancava ovviamente di rispetto, e si basava in un'educazione memoristica, sì, di memoria. Quindi ognuno di noi, per esempio io nel mio caso, ho sempre studiato a memoria, però dato che adesso sono docente posso vedere che quel sistema non funziona. Quello che prima era tutto a memoria, poi con il passare degli anni la persona, lo studente dimentica, sì? Quindi per questo motivo oggi siamo passati alla logica, dove vogliamo che lo studente possa comprendere, capire quello che noi spieghiamo e non a memoria, ma capendo perché si deve usare quella determinata parola o frase o verbo, sì? Quindi, come ripeto, era un insegnamento tutto di memoria, basato sulla memoria che oggi c'è ancora ci sono persone e professori che ancora usano questo metodo, ma che vediamo, io per esempio con la mia esperienza vedo che non funziona, sì? Bene, riflettiamo in queste cose. Una lezione tra professore e alunno. Come dicevo prima, il professore era l'unico trasmettitore di conoscenza, sì? Era l'unico che poteva dire qualcosa e noi dovevamo solo stare zitti in silenzio e sapere che tutto quello che diceva lui aveva ragione, sì? Mai dubitavamo, mai ci facevamo una domanda o forse dubitavamo, no. Davamo 100% ragione a lui in tutto quello che lui diceva. E lo studente, come dicevo, risultava essere solo un numero, sì, non era una persona, era solo un numero della lista, che poi uscendo e incontrando il professore, per esempio per strada, il professore non ci riconosceva, sapeva chi era forse di vista, ma non sapeva chi eravamo e come ci chiamavamo. Il docente poi era considerato l'unico depositario del sapere. Quindi solo lui aveva ragione, solo lui sapeva le cose, sì? Lui ci trasmetteva tutte le cose che noi dovevamo imparare. E poi era l'unico attore del processo educativo, sì? Mentre che se pensiamo adesso alla realtà, nell'educazione la persona attore, attrice di questo sistema per noi deve essere tutto indirizzato, incamminato verso lo studente, sì? Lo studente, noi dobbiamo vedere cosa vuole, e i suoi gusti, dobbiamo entrare nella vita dello studente per far sì che l'apprendimento sia una cosa positiva in lui e noi riuscire a trasmettere l'insegnamento e usando, sì, ci possiamo aiutare
sapendo per esempio i suoi gusti nello sport, nelle canzoni, nella vita, nei suoi sogni. Quindi in base a quello indirizzare anche noi la nostra educazione e il nostro far sapere a lui delle conoscenze, sì? Quindi possiamo fare una classe praticamente di sport, dobbiamo riuscire a fare una classe non monotona, sì? All'inizio, se voi ricordate, quando voi studiavate, l'insegnamento era solo dedicato al libro, era il libro, il quaderno e basta, mentre che oggi possiamo aiutarci con altri metodi, sì? Dobbiamo saper uscire dalla monotonia e far sì che la classe diventi dinamica. Per esempio, ci sono studenti, nel mio caso, che vengono a studiare italiano dalle 7 alle 9 di sera. Quindi, dopo una giornata di lavoro piena di studio, di lavoro, una mattinata complicata, lo studente arriva in classe ovviamente stanco. Quindi, non possiamo fare che questa lezione sia per lui noiosa, quindi dobbiamo sempre cercare di motivarla, fare giochi, uscire dalla classe normale e come vi dico, arrivare all'alunno chiedendogli prima come sta, cosa ha fatto, le sue esperienze, quindi cercare di essere un amico, diciamo, sì, dobbiamo, come dico dopo, toccheremo il tasto di essere una guida che dobbiamo quindi noi cercare di incamminarlo e motivarlo sempre nello studio, nelle cose positive, per farlo poi diventare nel futuro una buona persona che sappia lui prendere decisioni, che riesca a risolvere problemi, sì. Quindi dobbiamo dare, come dicevo prima, con la nostra testimonianza, effetti positivi che venga a lezione perché voglia imparare, non perché sia obbligato o perché desideri solo passare l'anno, sì. Quello che io faccio nelle mie classi è motivarli e fargli capire che se sono qui voglio che non riscaldino la sedia, come si diceva in un tempo. E venire a lezione significa partecipare, essere dinamico e uscirne fuori dopo una lezione essendo consapevoli di aver imparato molte cose positive che poi metterà a frutto, sì. Quindi motivarli nella comunicazione soprattutto, dare le basi necessarie affinché lui possa poi uscire e trovarsi in situazioni diverse dalle quattro mura dei banchi di scuola, dell'università e poter mettere in pratica, difendersi. Per esempio, trovandosi in una situazione in un aeroporto, in un bar, saper chiedere aiuto, un'informazione, quindi essere consapevole che venire in classe significa imparare non per un voto o per essere bocciato, ma perché voglia imparare questa nuova lingua. Sì, nel mio caso sono fortunata perché l'italiano qui in America Latina, in Ecuador, dove io insegno principalmente nell'Università di Cuenca, l'italiano è visto come una materia optativa. Quindi le persone che vengono a imparare italiano è perché vogliono impararlo. Sì, quindi non stiamo parlando di una materia obbligatoria che lì, anche lì, dobbiamo sempre cercare di motivare l'alunno. Fargli amare la materia che stiamo impartendo e brindare tutto il nostro appoggio, sì. Poi vedremo a continuazione, vi ho messo una parola che è molto importante secondo me, dedicata all'educazione, che è la flessibilità. Dobbiamo essere flessibili, aperti a tutto, sì. Quindi è per questo motivo che volevo fare prima una relazione del professore del passato e poi immergerci nel professore del presente, come è nel mio caso. Quindi incomincio il secondo tema che è invece oggi il docente, vediamo com'è. Vi ho messo delle foto perché ovviamente dalle foto di prima possiamo vedere il cambio, sì? Il professore in queste foto è vicino all'alunno, al bambino, e si interessa, non c'è più quel distanziamento che prima mettevano, quel freno di dire io sono il professore, voi siete gli studenti. Adesso dobbiamo avvicinarci agli studenti, sì? Quindi
Quindi per questo le foto rappresentano questo cambio, da prima ad adesso. Quindi vi ho messo quattro temi molto importanti, quindi il professore di oggi guida lo studente. Come vi dicevo prima, lo studente, il professore, scusate, non è più quel professore che mette barriere, quindi è un professore che guida lo studente, sì? Si interessa di lui, è vicino, va nel suo banco, va vicino allo studente fisicamente e quindi rompe quella barriera che c'era prima, quell'ostacolo, dico io, quella freddezza che dimostrava prima il professore di un tempo. Adesso siamo più vicini, quindi dare un appoggio che loro vedano che noi siamo vicini a loro in questo senso. Nel secondo, motiva alla ricerca il professore moderno, quindi adesso grazie a Dio che abbiamo a disposizione tante tante tecnologie che ci possono aiutare. All'inizio, quando io studiavo, non avevo nemmeno il computer, quindi tutto era su carta. Dovevamo fare una ricerca, andavi in biblioteca a cercare l'enciclopedia, il vocabolario, mentre che oggigiorno, con l'aiuto di queste tecnologie, siamo un po'... diciamo che ci toglie un po' di lavoro, ma alla fine è molto più lavoro, sì? Dobbiamo incominciare a fare sì che queste lezioni nostre vengano accompagnate dalla tecnologia, perché ormai dobbiamo stare alla mano con i tempi. I nostri studenti hanno l'ultimo modello di cellulare, l'ultimo modello di tecnologie, quindi noi non possiamo restare dietro e dobbiamo inventarci le nostre lezioni, cercando a volte di mettere questi strumenti nella nostra educazione, sì, nelle nostre lezioni. Io per esempio a volte faccio una lezione con la musica, quindi entriamo in YouTube e cerchiamo un testo, cerchiamo di capire i significati o cambiamo, gli tolgo i verbi, parti della canzone e poi faccio che loro cerchino di dare un significato a queste canzoni. Poi ovviamente c'è la rettifica, la verifica, una volta che loro hanno finito l'esercizio e possiamo riascoltare e vedere che cosa hanno messo, forse un sinonimo, un verbo sbagliato. Quindi giocare con la tecnologia, come vi dico, è molto importante in questo tempo, perché abbiamo la tecnologia ormai nella nostra vita quotidiana. Uno studente ha il cellulare 24 ore su 24, quindi invece di permettergli usarlo per mandare un mail, un WhatsApp durante le nostre lezioni, è meglio far sì che questo apparecchio, questo oggetto serva in beneficio loro e mettendolo in pratica con l'italiano. E nel terzo ho messo crea un ambiente gradevole, quindi come potete vedere il professore guarda e osserva, lui è disposto e è davanti allo studente, sì? Non è più banco tra banco, ma tutta la visione per vedere in faccia ogni studente. Quindi questo io credo che è molto importante, creare un ambiente gradevole, far sì che lo studente si senta a suo agio e non si senta con paura di parlare, di esprimere, di fare una domanda qualsiasi, di interrompere al professore. È importante che quando una persona impara qualcosa si senta a suo agio, perché se è intimorito forse vede il professore un po' troppo severo, un rigido che non dà molta confidenza, lo studente si reprime e lì si blocca la conoscenza e la voglia di imparare. Quindi credo che creare un ambiente gradevole sia favorevole sia al professore, che si sente a suo agio, perché sa che gli alunni, gli studenti lo ascoltano e sono lì per imparare. Quindi perché non creare un ambiente gradevole sia da parte del docente sia dalla parte dello studente, sì? Quindi poi passiamo al conoscere agli studenti. Io per esempio in 20 anni di insegnamento sono convinta che conoscere lo studente ci aiuta in qualche modo nelle nostre lezioni. E tu sai per esempio i suoi gusti, come dicevo prima,
lo vedi, si vede dalla faccia che quando arriva in classe che ha un problema, quindi stargli vicino e se puoi dargli una mano, sì. Io sono mamma, quindi per me, come dico io ai miei studenti, loro possono essere i miei figli a volte, hanno l'età di 18-19 anni, quindi li vedo come i miei figli e perché non dargli una mano e un appoggio psicologico? Sì, a volte il professore deve essere anche un psicologo. Molte volte io, per esempio, non so se è la mia forma di pensarla o il mio carattere, che do confidenza agli alunni e loro sono così tanto flessibili che se hanno un problema me lo raccontano, perché ovviamente il momento che tu li conosci, che arrivano in classe e tu li guardi in faccia, sai se sono contenti, se è successo qualcosa, sono preoccupati, quindi viene spontaneo anche cercare di capire loro e sapere se è una giornataccia, non insistere nel volergli strappare una frase facendo un esercizio, quindi loro se avranno un problema grave neanche staranno lì con la mente, quindi saranno assenti, quindi quel tipo di appoggio io credo che sia necessario, non c'è scritto ovviamente in nessun posto quello che dobbiamo essere, e forse a volte io esagero e mi metto nella vita degli alunni, ma sono loro che mi danno questa possibilità e io non posso farne a meno, quindi essere sensibili con loro, essere flessibili in questo caso, e credo che risulti una cosa a mio favore, diciamo, a favore del docente, perché sa che l'alunno che viene in classe viene per imparare, vuole imparare perché poi ha una meta. Forse vuole andare poi in Italia a studiare o perché ha parenti discendenti italiani, quindi vuole essere è cosciente che essere italiano significa una cosa positiva, soprattutto se ha acquisito grazie ai suoi antenati questa cittadinanza italiana o il passaporto italiano. Quindi hanno tutti quelli che vengono a studiare italiano, come ho detto prima, sono motivati, quindi o per lo studio o perché sono italiani di origine e devono venire in classe e pronti a apprendere. Quindi, ma se hanno un problema e se tu come professore ti mostri come una persona fredda, insensibile, forse sicuramente al 100% quell'alunno in quel giorno non imparerà niente da parte tua, mentre che se lo fai sfogare 5 minuti prima della lezione, sicuramente qualcosa di positivo uscirà fuori. Bene, nella parte 3, come dicevo prima, vediamo i lineamenti di un docente guida. Questi sono stati presi sia spolverando un po' la tecnologia, facendo delle ricerche e soprattutto dopo 20 anni, come vi dicevo, di esperienza, molti corsi che ho seguito, molti docenti che ho come amici, possiamo dire che alla fine tutti abbiamo una cosa in comune, sì? Quindi adesso vi faccio vedere, ho fatto più o meno una sintesi di come dovrebbe essere il professore moderno come sempre guida, sì? Sempre allacciandomi alla prospettiva di essere professore guida, sì, non solo professore ma essere una guida, lasciare allo studente che sia lui l'artefice, che sia lui la parte interessata del nostro lavoro, sì, il beneficio deve essere al 100% per lui, sapere che tu vai a lezione e riesci a trasmettere la grammatica, e la tua esperienza, la tua motivazione, la tua cultura, e che poi uscendo dalla classe, finita la lezione, l'alunno abbia appreso positivamente, sia cosciente di aver imparato molto da quello che hai dato giorno per giorno a loro. Quindi come prima cosa ho messo sa ascoltare. È molto importante essere un docente e sapere ascoltare le necessità, le cose che ha da dire questo studente e tutti gli studenti in particolare, che sia capace di accettare il cambio. Quindi, come vi dicevo adesso, dobbiamo uscire dalla mediocrità, lasciare solamente, non possiamo
infocarci solo nel testo, sì, ho molti professori, per esempio, che dal libro non riescono a staccarsi. Se loro arrivano in classe, seguono il libro, virgola, punto, due punti, dove è tutto il libro, ma non riescono a staccarsi, a fare un'attività diversa, come vi dicevo prima, con la musica, uscire fuori dalla classe, fare altre attività. E io non lo so, io non riesco, io per esempio ogni giorno mi preparo la grammatica, tutto quello che devo far imparare ai miei studenti, ma se vi dico che il 50% ci riesco, seguo i lineamenti che mi sono proposta, ma sempre esce qualcosa di nuovo, qualcosa di diverso. E qualcosa che, per esempio, in quel momento che sto spiegando qualcosa, un alunno esce fuori con un'altra domanda, quindi l'intervento e tutta la mia scaletta rimane da una parte. Quindi credo che essere professore ci invita a uscire da questa regola, da questa scaletta. Sì, dobbiamo improvvisare, dobbiamo essere dinamici e non attaccarci solo al libro, come dicevo prima, la lavagna, il libro e nient'altro. E deve saper essere autonomo, flessibile, organizzato e responsabile. Come vi dico io, non è che il fatto che io seguo la mia scaletta al 50% non vuol dire che l'altro 50% è tempo sprecato, è tempo perduto. No, per esempio, in quel caso... facciamo degli esempi, faccio che gli alunni creino loro, mettino in pratica la grammatica che ho insegnato poco fa per vedere se l'hanno compresa e può uscire fuori una discussione, un dibattito. Quindi non è che sia il 50% perfetto perché ho fatto la scaletta, ho seguito alla lettera tutto quello che mi ero proposto e l'altro 50% non vale. Vale, per me vale, perché ovviamente sto cercando che l'alunno metta in pratica tutto quello che ho insegnato e sia lui il creatore, l'artefice, il promotore della grammatica che poi, come vi dicevo prima, lui metterà una volta appreso, una volta finito questo processo di apprendimento, sarà lui che solo lui potrà sapere e mettere a fuoco tutto quello che ho potuto insegnargli. Quindi credo che mettere in pratica, facendo che sia lui che possa creare una frase, possa fare un dibattito, credo che sia anche quello tempo prezioso. E io mi rendo conto che posso mettere in verifica che quello che io ho spiegato è stato messo in pratica poi dallo studente. Quindi posso vedere i frutti che io dicevo quando mi voglio spiegare, per esempio quando spiego un articolo, un verbo e una forma grammaticale, sapere che l'alunno può mettere in pratica con esempi, ovviamente io tocco il cielo con un dito, come si dice in italiano, sono orgogliosa di me perché ho capito, esco dalla lezione contenta perché so che lui ha capito tutto. Poi c'è infocare quali sono i materiali da utilizzare con ciascun obiettivo. E come vi dicevo prima, ovviamente che è chiaro che iniziando una lezione dobbiamo sapere dove vogliamo arrivare, sì. E dobbiamo anche allo stesso modo sapere quale obiettivo e quali materiali vanno a corde con lo stesso tema, sì. Non posso inventarmi cose all'ultimo momento, ma devo avere le idee chiare e infocarmi e che lo studente abbia il materiale e l'obiettivo dello stesso genere. Sì, perché sennò lì ho sprecato tempo, ho sprecato sì, tutte le ore di preparazione, perché devono essere queste due cose collegate. E tener chiaro gli obiettivi, come vi dico, di apprendimento, sapere dove voglio arrivare e che cosa come insegnarlo, sì. Poi, come vi dico, l'80% delle volte si esce fuori a avere chiarezza in noi, in che cosa dobbiamo e che cosa vogliamo che in quella classe ci sia, e che sia dinamico e a volte anche spiritoso, sì. La classe deve essere ovviamente non divertente, non stiamo parlando con bambini dell'asilo
che dobbiamo fargli solo divertire ed essere pagliacci. No, in questo senso mi riferisco a un atteggiamento nostro tranquillo e dinamico, quindi facendo cose dinamiche, sì, a volte spiritoso, a volte si può ridere in classe perché uno studente ha detto una frase, stava cercando di fare una frase ma è riuscita male, lasciare il tempo a 5 minuti di svago, di dinamicità e di scherzi, anche questo va bene secondo me, non è che deve essere, come dico, una classe al 100% seria e dove non si può scherzare, non si può parlare, non si può dire niente, non credo che sia questo dove vogliamo arrivare noi. Poi ho messo che sappia creare una connessione positiva con gli studenti e che comprenda la loro necessità. Come vi dico, adesso noi da marzo che abbiamo incominciato con questa pandemia, la vita ha sconvolto sia me come professore e sia i miei studenti. Quindi la prima cosa è essere flessibili, sì? Dobbiamo comprendere che molte famiglie hanno perso il lavoro, molti studenti non hanno la tecnologia che noi abbiamo, quindi a volte devono andare a cercare la segnale, a volte non hanno il computer, a volte devono avere la lezione in Zoom e con internet, quindi a volte non ci sono tutte queste comodità che c'erano prima quando eravamo in presenziale. Adesso a distanza è tutto cambiato e dobbiamo essere flessibili, dobbiamo comprendere che se uno studente ti dice professore se oggi non posso entrare in classe, dobbiamo comprendere che c'è un problema dietro, di fondo, sì, non è che non vogliono entrare, ma è che non possono, sono impossibilitati. Quindi essere, come vi dico, essere dinamici e ragionevoli soprattutto, flessibili, credo che questo tempo ci è toccato ovviamente toccare il cuore di ognuno di noi e usare la nostra flessibilità, venire incontro agli alunni in un modo che prima non ci sognavamo. Quindi stiamo attraversando, come vi dico, un periodo difficile sia io come docente sia loro come studenti. Quindi la flessibilità ci deve sempre esistere, deve essere una cosa che non può mancare. E come ultimo tempo ho messo far sì che lo studente sia capace di inserirsi in un processo continuo. Dobbiamo far capire allo studente che l'insegnamento noi in classe o adesso via Zoom, diamo a loro, brindiamo loro un accompagnamento, un istruttivo, diciamo, sì, diamo loro le cose principali che deve sapere, ma poi va oltre. A casa lui potrà fare una ricerca, investire più tempo in internet, quindi l'educazione, quello che apprende, non resta solamente nella classe, non resta solo in questi 45 minuti di classe che abbiamo virtualmente, ma va oltre, sì, a quello mi riferisco. Abbiamo molto materiale da usare e che dobbiamo far sì che lo studente abbia la necessità, che veda che ovviamente non può restare indietro, sì? Il mondo continuo, è un processo continuo di trasformazione, quindi come si trasforma l'educazione, anche la persona, lo studente deve capire che non può fermarsi solo in quello che insegna il professore, ma deve andare oltre. Bene, arriviamo a questo punto di riflessioni generali che, come vi dicevo, sono scaturate con il tempo, con la pratica, con quello che mi ha insegnato essere docente in 20 anni di vita che ormai ho. Quindi, dopo 20 anni di docenza posso dire che permettere allo studente di sbagliare, sì, sbagliare è umano. Quindi, dobbiamo far sì che lo studente sappia che può sbagliare, lui sta imparando, quindi nessuno nasce imparato. Tutti sbagliamo, anche io a volte mi sbaglio in classe e sono loro quelli che mi correggono. Mi dice professoressa, ma non si dice così? Realmente sì, devo dire che a volte mi posso anch'io confondere, a volte uso una parola
che io credo che sia in italiana, ma invece la sto usando in spagnolo, quindi anch'io ho un momento di svago e, come vi dico, lasciare che lo studente si sbaglia. E credo che quando lo studente stia imparando e stia cercando di fare una frase, di dare la sua idea, anche se commette un piccolo errore, non bisogna ovviamente fargli cadere subito sull'errore, ma lasciare che lui finisca l'idea che vuole far arrivare a tutti. Sì, non credo, non è giusto doverlo tagliargli le ali, come si dice in italiano. Dobbiamo fare, come vi dico, far sì che dica tutto quello che vuole dire e poi, una volta finito, correggerlo se ha commesso qualche sbaglio, ma non prima. E dobbiamo essere, noi docenti dobbiamo essere flessibili, come vi dico, per me la flessibilità ci deve essere in ogni posto, in ogni momento della giornata quando stiamo dando la lezione, sì? E dare loro delle basi e che siano loro a creare, sì? Come vi dico, noi dobbiamo dargli lo strumento, ma poi dobbiamo lasciare a loro che siano loro quelli che creino, sì? L'importante è l'obiettivo. L'obiettivo nostro è dargli a loro queste regole, questi articoli, questi verbi e poi che siano loro liberi di creare. E che dobbiamo essere pronti a modificare l'educazione. Come vi dico, l'educazione non può basarsi a quello che era una volta, sì? E le cose sono cambiate, sono entrate, come in questo caso, le tecniche. E tecniche diverse, cioè ci mettiamo la musica, e possiamo metterci un video corto, e ci sono molte tecniche che possiamo usare noi in beneficio agli studenti, quindi, come dicevo prima, non bisogna essere monotoni, ma bensì dobbiamo essere dinamici e usare l'attualità, usare tutto quello che abbiamo tra le mani per arrivare sempre allo scopo che lo studente in classe riesca a motivarsi, a venire a lezione contento perché vuole imparare. Quello è l'obiettivo. E quindi credo che sì, io come studente o come professore vorrei ricevere quell'atteggiamento dalla persona presente davanti a me. Sì, come vi dico, è importante creare un ambiente tranquillo, dove lo studente sa che può dire una cosa e che nessuno gli ride in faccia. Al contrario, siamo qui per insegnare, per educare loro e per essere soprattutto una guida. Sì? Quindi, dopo tutto quello che vi ho detto, l'importante secondo me è amare ciò che facciamo. Io credo che amo quello che faccio. Sì? A volte dico che mi piacerebbe andare in pensione, ma poi ci ripenso, sì, questa cosa mi dura solo pochi minuti, perché realmente stare in contatto con i giovani, aprirgli, essere per loro un accompagnamento nella loro vita, motivarli e far sì che capiscano, comprendano che quello che stanno facendo oggi è il frutto del domani, quindi dargli delle basi, dargli i consigli che uno crede che possano essere favorevoli per il loro futuro. Quello che io gli dico sempre è: adesso che hanno imparato italiano, imparino un'altra lingua. Ormai sono giovani e hanno molto tempo a loro disposizione per crescere, per essere persone che abbiano poi sogni, mete raggiungibili. Quindi, sì, come vi dico, amare quello che facciamo credo che sia la prima cosa che dobbiamo sapere e metterla in pratica. Io amo quello che faccio, amo i miei propositi, amo dove io voglio arrivare e voglio sapere che loro capiscano e io potermi dare al 100% a loro. Quello che voglio è che loro comprendano che sì, che il mondo è nelle loro mani, quindi basta lavorare in quello che amiamo, tutto alla fine verrà riguadagnato poi, sì? Io credo che fare un lavoro che non ti piaccia, no, non è il mio caso,
ma non credo che uno potrebbe essere felice, al contrario, mentre che qui le ore che uno perde nel preparare la lezione, di cercare un video, una canzone, un esercizio che vada accorde con tutte le loro aspettative, è tempo che sì, ovviamente che tempo che si perde per la famiglia, tempo che è ore in bianco cercando di dare il meglio di uno di noi, quindi credo che alla fine i nostri obiettivi vengano ricompensati quando hai un alunno che sai che può parlare, si sa esprimere tranquillamente in una lingua che non è la sua, quindi credo che sono molte le soddisfazioni che uno riceve facendo quello che più gli piace, come in questo caso nel mio insegnare italiano, insegnare la mia cultura, le mie basi, la mia educazione, quindi è bello poter uscire dalla lezione soddisfatta di quello che ho potuto insegnare e trasmettere a loro, sì? E come ultima cosa vi faccio vedere, vi volevo mostrare che sì, in classe, come vi dico, si deve uscire dalla monotonia, far sì che l'alunno possa fare altre cose, quindi in questo caso, come potete vedere in una foto, c'è il momento dell'esame, tutti i ragazzi facendo l'esame concentrati nel loro foglio, ma nell'altro anche un lavoro in gruppo, quindi far sì che si conoscano, uscire dalla lezione normale, come vi dicevo, da un semplice libro. Sì? Lavorare in gruppo credo che sia una cosa anche molto, molto bella farla, e ovviamente non sempre, sì, però è molto, molto bello secondo me. E poi qui anche preparando il Natale, e all'università a dicembre fanno un concorso, quindi ogni lingua, ogni corso deve preparare qualcosa, quindi qui stavamo preparando un presepe, ovviamente mancano le altre cose, però qui ci sono gli alunni soddisfatti dopo una lezione, hanno collaborato le idee, sì, vedere come si uniscono, come parlano, come si mettono d'accordo, io porto questo, io porto quello, perché non facciamo questo? Quindi è molto gratificante anche uscire, come vi dico, dalla classe normale dell'italiano e far sì che loro abbiano un momento di ritrovo, diciamo, di unione. E nell'ultima foto, alla fine di corso, stiamo festeggiando l'ultimo giorno, quindi siamo andati a prendere un caffè tutti insieme, sì? Quindi dopo un anno che tu sei insieme a questi ragazzi, diventano praticamente amici, chiamiamoli così, dove tu sai che hai dato il meglio di te a ognuno di loro, sì? E qui, anche qui festeggiando, era un compleanno sicuramente, e hanno deciso di festeggiarlo e ho dato loro l'occasione di farlo, sì. E nell'ultima anche lavoro di gruppo, era il primo livello, quindi abbiamo imparato gli animali e loro hanno portato i cartelloni, abbiamo ripassato il vocabolario, quindi come vedete ci sono cose che si possono fare divertenti, sì, diciamo così. Sono ragazzi universitari che hanno dai 18 anni ai 30 anni, ma sempre lo spirito da bambino resta in loro ed è gratificante vedere come riesci poi a trasmettere a loro questa felicità di essere gruppo, di conoscersi, di venire in classe motivandoli. E qui questi sono stati due messaggi di due studentesse che ho nel mio Facebook. Nel primo dice: grazie Majo, i miei ricordi più belli sono quelli delle lezioni di italiano e degli amici con cui condividiamo risate, tristezze, trionfi, canzoni, grazie di cuore. E nella seconda, Majo, caspita, mio fratello è molto giovane nelle foto e grazie sempre profe per aver fatto l'italiano ancora più bello. Quindi credo che questi sono i messaggi, sono gli orgogli, le cose orgogliose di me che mi porto dietro dopo 20 anni, di sapere che ho dato loro il mio tempo, ho dato loro il mio spazio, e ho dato loro le mie nottate, ore in bianco di preparazione, ma queste sono le motivazioni che ti spingono e che mi spingono a me a continuare la mia missione, a continuare a dare l'italiano
ogni giorno. Io sempre orgogliosa di essere italiana e ovviamente orgogliosa di poter trasmettere a queste persone, a questi ragazzi giovani, l'amore per la mia città, per il mio paese e lo studio di questa lingua che ovviamente, non per dire altro, a me piace molto e anche qui capiscono, comprendono che l'italiano sia più facile del tedesco, sia più facile del portoghese. Sì, quindi questi, come vi dico, sono le mie, alla fine sono i miei trionfi, le mie medaglie che mi porto con me. Quindi spero di avervi motivato e ovviamente adesso sono curiosa di sapere se c'è qualche domanda da voi e Ciao sarò. Maria, posso aiutarti con le domande o anche domande a farvi, perché anch'io sono insegnante di lingue e ci provo ad insegnare l'italiano e ho anche qualche allievi qui, c'è Lene, c'è Josie e anche Deborah che è qui. Ma una cosa che vorrei chiederti è, secondo te, qual è la sfida più grande che gli insegnanti di italiano affrontano adesso con la pandemia in Italia? Come va questa situazione? E anche l'adattazione degli allievi? Sai che per fortuna noi da marzo abbiamo dovuto sospendere le classi, siamo ovviamente in quarantena a distanza, per me è stato molto, ti dico, all'inizio non sapevo dove mettermi perché ovviamente una cosa è insegnare faccia a faccia, andare in una classe dove hai tutto e dal giorno alla notte trovarci con questa pandemia che ci ha limitati. Quindi io avevo paura, ma i miei alunni sono talmente anche loro, anche se devo dire io mi sono preoccupata prima e ho chiesto agli altri studenti, professori, di darci delle soluzioni, di sapere come farlo. Però ti dico che una volta incominciato, sarà come ti dico che amo la mia professione, riesco a trasmettere anche davanti a uno schermo quello che voglio imparare, cosa voglio trasmettere. Quindi mi hanno capito benissimo, non ci sono stati nessun problema da questa parte, sono riuscita a motivarli e adesso sono in vacanza e adesso a ottobre incominceremo nuovamente e tutti i miei alunni mi dicono: professoressa, mi dica quando sono le frizioni che io voglio continuare. Quindi ho visto che questa rottura, dato che è una cosa mondiale, a tutti. Tutti credo che avete avuto la stessa impressione come me di avere questo problema, quindi non è che sono solo io quella che non sa, ma insieme stiamo affrontandola e sì, bisogna andare avanti sempre con la speranza che prima o poi finisca e la vita ritorni come prima, anche se ho i miei dubbi. Sì, grazie. Ah, c'è una domanda da Adelia qui. Lei vorrebbe sapere cosa consiglieresti, per esempio, sui dialetti che appariscono a volte in testi di italiano ufficiale. Non so, forse come lavorare con questi dialetti o come impararli meglio. Io quello che faccio, ovviamente, l'Italia è piena di dialetti, sì, anche qui in Ecuador ci sono dialetti che, come io dico, io essendo italiana, un dialetto napoletano, genovese, per me è arabo, quindi non saprei neanche la traduzione, io dovrei andare a cercare io come italiana, non la so. Quindi nei dialetti sì, è difficile fargli comprendere, quindi fargli imparare che ci sono tutte le città, abbiamo dialetti, ma quei dialetti ormai li usano le persone di una volta, i vecchietti, sì, a scuola ormai è l'italiano standard che tutti conosciamo. Quindi è importante conoscere che tutti hanno dialetti, tutte città hanno dialetti, ma sì, non si potrà comprendere, sì, comprendere come vorremmo di una forma facile. Sì, come dico e ripeto, io essendo italiana, se mi parli napoletano, genovese, no. No, ti dico, non capisco, sì, e sono italiana, quindi è difficile, o ci dobbiamo inserire in un contesto diverso, studiare prima noi la parte dei dialetti, però è un'altra lingua, quindi è molto difficile, credo io. Va bene, Bruno vorrebbe fare una domanda. Vai, Bruno. Grazie mille, Robinson. Maria, grazie mille per la conferenza, sono molto contento di essere qui.
Una domanda rilatta, per esempio, noi che parliamo portoghese, penso che sia naturalmente, ovviamente, più facile di capire l'italiano perché le due lingue sono molto simili. Quali sono le sfide rilatte agli studenti che non parlano, per esempio, una lingua che sia simile, rilatta all'italiano? Per esempio, gli studenti che parlano cinese, come possiamo insegnarle bene, meglio, diciamo? Quali sono le sfide rilatte, a questi studenti? Beh, io come sfida credo che quello dipende da ognuno di noi. Sì, io quello che ho sempre fatto qui sono con lo spagnolo, quindi lo spagnolo, come dici tu, il portoghese, sono lingue che ci facilitano perché si comprendono, sono più vicine a noi. Ma se parliamo per esempio di russo o cinese, tutto è più difficile. Però io vedo che sì, io credo che sia la cosa importante è la voglia di fargli imparare. Alla fine il linguaggio lo troviamo, i metodi li troviamo e se l'altra persona vuole imparare lo imparerà sicuramente, sì, anche se per noi saranno più sfide, più difficili e dobbiamo cercare di imparare prima noi, sapere dove vogliamo arrivare e sì, le mete, sì, metterci le mete e piano piano poter arrivare a compierle anche a volte è difficile, però piano piano cercheremo in tutti i modi di fargli o con una canzone, con un testo, con un esempio, mille cose che ci possono aiutare sono queste. Bene, grazie. Grazie Maria. Grazie C'è una domanda qui, mille. c'è un sacco di gente che vuole fare domande, Ok. questo è bellissimo. C'è una Sì. domanda da Andrea qua, perché lei vorrebbe sapere quali libri raccomanderesti per l'insegnamento di italiano. Lei ha detto che gli piace Linea Diretta, che anch'io conosco, ma vorrei conoscere altri libri. Sì, perfetto. Io come sempre, sì, il tuo libro è molto, molto utile, sì, mi piace. Noi qui, io faccio parte anche, sono la direttrice accademica della Dante Alighieri di Cuenca e per il momento da un paio di anni stiamo usando il nuovo Espresso. È andato molto bene e vedo i risultati, sì, i nostri ragazzi comprendono e è un libro molto molto simile, dove ti mette situazioni molto che ci possono succedere nella vita quotidiana, quindi molto vicino allo studente. Però io all'università sto usando adesso Spazio Italia, che mi piace molto perché, non lo so, gli esercizi li vedo, sì, non lo so, i miei alunni comprendono subito dove voglio arrivare ed è più facile per loro. Perlomeno qui a Cuenca, come vi dico, tra ragazzi spagnoli, vedo che tra Spazio Italia e Nuovo Espresso non c'è molta differenza, quindi per me credo che sono buoni testi. Poi, ovviamente, come vi dico, io ho vari testi e li uso tutti, sì. Non è che uso solo uno, come sai, noi abbiamo una biblioteca, io alla fine uso un sacco di libri anche, ce l'ho in digitale, quindi prendo uno e alla fine faccio praticare gli stessi studenti con diversi esercizi, quindi non ti posso dire qual è il miglior libro perché alla fine non uso solo uno, ma uso tantissimo materiale extra. Sì, Maria, conosci una domanda come insegnante di italiano? Conosci il nuovo progetto italiano? Questo è il libro che sto usando, non so cosa ne pensi. C'è il nuovo progetto e ho visto questa settimana mentre facevo una piccola ricerca, che c'è anche il nuovissimo progetto italiano, che sembra anche bravissimo. Sì, il nuovissimo ancora non l'ho visto anch'io, però sì, il progetto italiano anch'io lo ho, ce l'ho in cartaceo e sì, io come ti dico uso tutti, sì. A volte per esempio se vedo che un gruppo di studenti non mi comprende quando vediamo in questo libro, per esempio Spazio Italia, non comprendono molto bene la grammatica, quindi passo a tutti gli altri libri che forse lo spiegano in maniera diversa, sì. L'importante è arrivare a loro con gli esempi, con le canzoni, facendo un sacco di cose perché non ci possiamo fermare solo in un materiale solo. Sì, per esempio c'è quella grammatica pratica dell'italiano, è una della copertina gialla, almeno è quella che Sì. uso. Non so se consiglieresti un'altra grammatica.
No, ci sono di tutti. Io per esempio ho libri spezzati che per esempio ci sono preposizioni italiane, verbi, verbissimi, quindi come ti dico siamo pieni di materiali, quindi in internet a volte abbiamo io un gruppo di professori che sono conosciuta con Paolo e in Italia, quindi ogni volta che uno ha bisogno di una cosa tutti mettiamo bocca e aiutiamo e mandiamo il materiale, quindi come ti dico ogni libro è fatto bene e quindi a me piacciono usarli, sì, li uso tutti. Okay, non ti posso dire che, sì, più materiale hai e più ti diverti a usarli, sì. Sì. Celene ha una domanda. Vai, Celene. La mia domanda è questa. Come vuoi procedere con il sbaglio? Che si ripete e tutti volta lo stesso sbaglio. Io, per esempio, vi faccio un esempio così proprio pratico. Dall'inizio, dal primo livello, a ragazzi che finiscono tutti gli 8 livelli dell'università, io non so perché tutti dall'inizio mi fanno lo stesso errore. E vi dico qual è. E in italiano è aspettare e sperare. Tutti mi dicono... Io aspetto che tu stai bene, dico no, io spero, io deseo che tu stai bene, io aspetto una telefonata, io aspetto un amico, però fino a questo punto non ci sono mai riuscita, loro continuano a dire io aspetto che tu stai bene. O per esempio un altro errore banalissimo che fanno sempre, ti dicono come vai? Appena ti incontrano ti dicono ciao prof, come vai? Dico no, come stai? Io vado in macchina, io mi stai chiedendo come vado, non come sto. Quindi sì, sono errori però che vedo che in tutte le lezioni che ho, vari diversi studenti, tutti commettono lo stesso errore e fino adesso non ci sono riuscita mai a fargli capire e comprendere che non si dice così. Quindi io ti posso dire che gli errori sempre ci saranno, sì. Non è una lingua madre dove tu sai al 100% usare il 100% della grammatica. Quindi quando non è una lingua tua, in questo caso è la seconda, la terza lingua che studi, sempre ci saranno errori. Quello che dico io, l'importante è che tu, anche se fai un piccolo errore, si capisce quello che vuoi dire. Quindi non li blocco, sì. Sempre, ovviamente, ogni volta che fanno l'errore gli dico no, non si dice così, ti dice ah sì, vero, vero, vero. Poi dopo 2 minuti mi fanno lo stesso errore. Quindi, come ti dico, fargli capire a loro che l'importante è arrivare a comunicare. Comunicano bene, comunicano male, si capisce che non è la loro lingua materna e quindi gli errori ci saranno sempre. Io in spagnolo pure commetto errori, ma mi capiscono, quindi ormai... Non è così, sì, non credo che sia normale. Va bene, prima di passare alla domanda di Melissa Facci, io vorrei chiedere un'altra domanda rispetto agli errori, perché io sono molto appassionato dalla fonetica e io vorrei chiederti quali sono le principali difficoltà che tu osservi nell'apprendimento di italiano come lingua straniera, tipo di pronuncia, di fonetica, o un altro esempio come l'hai appena nominato. Ok, fonetica non c'ho problema perché sì, io la prima lezione do fonetica e poi ogni volta che pronunciano male ovviamente stai dietro, sì. E a volte non sono io quella che corregge ma è il compagno accanto e dice no, non si dice così, non si pronuncia così ed è bello perché dici wow. Sono contenta che loro abbiano capito. Ma per esempio io vedo il problema qui che ho sono le doppie. Sì, con le doppie non c'è verso. Per esempio nel mio caso mia mamma ha vissuto 40 anni in Italia, ancora commette errori perché dice una S, due S, due P. E tutti i miei nonni mi dicono, professoressa, in italiano ci sono un sacco di doppie. Dico, sì, non lo possiamo... Sì, è così, dovete capirlo, dovete ascoltare, quindi quando più leggete, più dovete imparare a memorizzare che quella frase abbia, se ha due doppie, dovete ovviamente prima di tutto nello scrivere le dovete mettere e poi nel parlato pure si deve sentire. Quindi io nelle doppie sì, ho un sacco di problemi.
Allora, Melissa, vorresti fare la tua domanda? Melissa Facci? Sì, sì, vorrei, grazie. Allora, professoressa, vorrei ringraziarla, no? E ringraziare anche lo spazio per fare questa domanda. Vorrei dire che anch'io ho studiato a Tor Vergata, no? Con il professore Baldassari Daniele. E quindi diciamo la mia domanda è rispetto al congiuntivo, no? Sono professoressa anch'io, è già da 5 anni che insegno l'italiano e io sempre vedo sempre che questo è un argomento di difficile comprensione, non soltanto nel senso di capire come usarlo, ma anche nel fatto di usarlo, no? Gli studenti sbagliano molto. Io vorrei sapere da lei se anche lei ha questo problema e come lo fai a, no, a, lo fa a capire meglio agli studenti. Perfetto, sì, il congiuntivo anche qui è un grosso problema, però devo dire che qui in Ecuador, nello spagnolo, quando io faccio la traduzione, gli faccio capire che cosa stiamo studiando, che parte della grammatica stiamo studiando, loro comprendono, ma qui anche qui non lo usano, sì? Quindi si sbagliano quando traducono malissimo sia nello spagnolo e quindi di conseguenza anche il congiuntivo. Però, come ti dico, io ho il libro di base, sì, quindi nello spazio Italia che io uso c'è, prima andiamo con il congiuntivo presente, poi il passato, poi l'imperfetto. E, per esempio, come ti dico, io in questo congiuntivo, che ovviamente è un tema piuttosto, io lo trovo anche io difficile da spiegare, non tanto però da fargli capire come usarlo. Quindi, come ti dicevo prima, io uso un sacco di materiali, cerco delle canzoni che si riferiscono solo al congiuntivo, video, spiegazioni. Quindi alla fine il ragazzo deve capirlo perché deve capirlo. Quindi io non vado avanti se non lo capisce. Quindi, come ti dico, con esempi che gli faccio io, con canzoni, con video, e la spiegazione, poi alla fine ci riesco, alla fine per fortuna, a fargli capire come usarlo. E come ti dico, come sappiamo bene, il congiuntivo ha le regole, sì? Quindi con dubbio, quindi fargli capire a loro quando devono usarlo. Però se tu sei, anche tu, vedo il cognome, credo che è italiano, quindi c'è, sì, giusto, sì. Mi hai guardato un video dicendo che anche noi italiani a volte lo sbagliamo, sì? Quindi, quindi anche quando... per noi... dimmi. Quando sono stata io in Italia vedevo anche questi errori da parte degli italiani, no? Esatto, quindi, esatto. E molti mi dicevano, no, ma il congiuntivo sta sparendo e tra poco non si userà più. Secondo te si presenta questo argomento un giorno o no? Io spero di no, perché ovviamente è vero che la lingua sempre si modifica, cambia e tutto, però spero che no, che non ci tolgano il congiuntivo, però noi che siamo docenti dobbiamo saperlo bene, e saperlo spiegare e non farlo sparire noi. Quindi, per esempio, c'è il passato remoto che sì, sono verbi, sono situazioni che ormai li troviamo solo nella lettura, sì? Quindi... fargli capire allo studente che esiste, però sì, nel parlato di ogni giorno non si usa, perlomeno io non lo uso, sì? È molto raro sentirlo dire, quindi nei libri storici lo troveranno, quindi io gli dico a loro quando lo studiamo, sappiate che sì, è una parte del verbo che esiste, ma che lo usiamo solo nella parte della lettura, no, già no... nella parte del parlato. Ma non si usa passato remoto nel sud Italia, non so, ho l'impressione di aver già sentito un po'.
sì, mescolato, dico, tipo passato prossimo e passato remoto. Esatto, sì. Io che sono di Roma, sì, già non si usa più, ci sono delle parti che ancora lo usano, però sta scomparendo, ma se uno ovviamente mi parla con il passato remoto, io lo capisco perché sono italiana e perché lo so, però parlarlo io? No, mi sembra sto parlando in cinese, in arabo, perché no? Va bene. Allora, tu sei di Roma, sì? Sì. Mm-hmm. Ah, ho una domanda. In quanto riguarda le doppie, perché ho parlato, chiacchierato con un romano una volta e lui mi ha detto che i romani pronunciano, per esempio, la doppia anche quando non c'è, per esempio, stai bene, tipo... È vero? Sì, io no, però sì. Il fatto è che, come mia mamma sempre dice, che a Roma si parla il romanaccio anche. Quindi sì, noi mettiamo le doppie anche dove non ci sono, però io, essendo professoressa, non posso far confondere al mio studente che sta imparando, sì, quindi devo parlare educatamente l'italiano standard. Mia mamma sempre dice sempre che l'unica che parlava italiano a casa era lei e si vanta, però no, io essendo professoressa devo usarlo. Però sì, anche gli spiego ai miei ragazzi, per esempio in una classe così, che noi i romani soprattutto tagliamo i verbi, sì? Quindi quando saranno a Roma, se andranno a Roma, ascolteranno frasi che diranno: ma questo la mia professoressa non me l'ha detto. Però no, io invece lo anticipo, perché devono sapere che, per esempio, vi dico un esempio, andiamo a mangiare, sì? Sì, quindi non è andiamo a mangiare, come vi dico e ripeto, io gli dico no, andiamo a mangiare è corretto, però se incontri un romano ti potrebbe dire andiamo a mangiare, però stiamo tagliando i verbi solamente, sì, è sempre italiano, però sì, che si comprenda. Se posso fare io un appunto, io anche, no, come ho detto, ho vissuto a Roma e ascoltavo tantissimo dagli studenti andiamo a mangiare. E io dicevo, ma cos'è, no? Andiamo, ma è una cosa, no, veramente abbastanza diversa. E ho vissuto anche delle esperienze di questo romano, no? Del modo romano di parlare. A volte dicevo cinque e qualcuno mi diceva, ma no, è cinque. E sempre avevo questa, anche perché la mia famiglia è tutta italiana, tutti vivono in Italia, no? E quindi loro facevano sempre questo tipo di correzione a me, cinque e queste cose, dicevo, ma no ragazzi, io parlo l'italiano standard, no? Ho imparato lo standard, no? Non quello vostro dialettale, no? Esatto. E, è una cosa che provo io sempre a passare agli studenti anche, che loro ascolteranno ovviamente questi dialetti, queste cose, no? Ma che l'importante sia lo standard. Esatto, l'importante, come vi dico, è il nocciolo della questione è arrivare a che lo studente si possa esprimere e possa e farsi capire, sì. Poi come si faccia capire, già il problema è suo, che mette in pratica tutte le sue conoscenze e che si faccia comprendere, nient'altro. Sbagli, come dico e ripeto, ci saranno sempre. I ragazzi che qui finiscono gli 8 livelli hanno un B2, ma gli errori, certi errori ce l'avranno, sì, come dico io, ce l'ho in spagnolo, anche se mia mamma è ecuadoriana, io già sono qui in Ecuador 20 anni, io ancora faccio errori in spagnolo, perché ovviamente non è la mia lingua madre, sì, però l'importante è arrivare a che mi comprendano, sì, a volte metto una parola in italiano, ma io cerco di farmi capire in ogni modo, sì, poi come sapete usiamo i gesti, quello dicono loro è più divertente e l'importante è farsi capire. Ah, ho un'altra domanda, Maria, per farti. Per esempio, cosa succede con la Z in dialetto? Perché ho sentito una volta Laura Pausini, che è di Solarolo, se non mi sbaglio, parlava e lei stava chiacchierando con la host del programma e loro stavano ridendo della pronuncia di Laura, perché lei ha detto, sono di Campania e pronuncio, per esempio... Zanzara come
zanzara o non so. Cosa succede con la Z in alcuni dialetti? Non so se si cambia, sì, cambia ovviamente pronuncia, sì, per esempio pure se parliamo del fiorentino, sì, un fiorentino di Firenze ti mette invece della C ti mette la J, quindi tutto è cosa, la cosa, la callina, la collana, quindi per uno che è straniero e che ha sempre imparato collana, collina, casa, arrivare lì ovviamente dice no, però il fatto sta che io nelle mie classi, come vi dico, cerco di mettere a loro, di far capire che per esempio a Firenze cambiano la C con la J, quindi loro sentiranno casa, ma è casa, quindi che loro non dicano casa, ma dicono casa, però che devono capire che ci sono vari generi, varie pronunce, dialetti, siamo pieni, Italia è piena, sì, ogni regione ha il suo dialetto, quindi c'è l'influenza e il parlato è diverso, però l'Italia è diversa, quindi la persona che studia l'italiano deve conoscere queste cose, così quando arriva in italiano sa a cosa attenersi e a cosa andare incontro. Sì, sì, ma credo che dappertutto è un po' così, no? In Brasile ci sono tanti dialetti anche, dia, cia, dente, denci, eccetera, eccetera. Non so se qualcun altro ha una domanda. Va bene? Beh, come arriviamo già alla prossima. So che sta, c'è un po' di rumore, non so chi sta parlando. Vai, sì, Giuseppe. Mm-hmm. D'accordo? Sì. Cosa pensi che gli studenti possano fare per aiutare il docente? Beh, prima di tutto, come ti dico, predisposizione, sì, venire a lezione volendo imparare, perché come vi dico io, se non c'è quella motivazione da parte del professore, il professore è sempre disponibile, sì, quindi come io vi dicevo, creare un ambiente positivo, dinamico, quello credo che sia tutto. Cercare di sapere, di scoprire quali sono le motivazioni di questo studente che viene a lezione. Sì, sapere qual è lo scopo. E poi fargli innamorare, in questo caso io dell'italiano, sì. Cercare di motivarlo, ovviamente qui stanno la Formula 1, il Papa, cose così, la musica. Quindi ormai l'Italia sta dappertutto, quindi cercare soprattutto sapere le motivazioni e far innamorare allo studente dell'italiano, ovviamente della classe, di assistere, di venire a classe motivato e ogni giorno di apprendere. A volte ci sono alunni miei che vengono con delle domande. Profe, come si dice questo? La curiosità, far nascere allo studente la curiosità e innamorarlo. Come vi dico, nel mio caso l'italiano è opzionale, quindi i ragazzi che vengono da me vengono perché vogliono imparare, quindi è più facile, sì, comprendo. Però se mi toccasse dare lezione a un corso che non sa niente di italiano, io lo devo fare innamorare, userei tutte queste tattiche per farlo involucrare, per farlo sentire poi un italiano, per aprirgli il mondo, sì, aprirgli gli occhi. Sapere che l'Italia è cultura, è possibilità di lavoro, di studio, dobbiamo cercare di motivarlo in questo senso. Grazie. Prego. Maria, un'altra domanda. Tu abiti in Ecuador? Io abito, sì, in Ecuador, a Cuenca, è la terza città dell'Ecuador. Ah, sì, sì. E cosa motivi i tuoi studenti ad imparare l'italiano lì? Perché non è una lingua obbligatoria, hai appena detto. No, sai che per esempio l'inglese sì, come sempre, come sappiamo in tutto il mondo, l'inglese è al primo posto e obbligatorio, ma l'italiano io credo, dato che c'è la lista di offerte, noi nell'istituto, all'università offriamo portoghese, cinese,
Francese, però sì, se uno deve scegliere una lingua preferisce prima di tutto italiano, perché l'associa a che italiano è più facile, poi si rendono conto che non è tanto 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 facile, però se lo mettiamo, come vi dicevo prima, se lo compariamo con il cinese, con l'arabo, con il russo, l'italiano è facilissimo, quindi come ti dico, vengono all'italiano perché credono che sia facile e poi perché adesso abbiamo un boom di medicina. Tutti i ragazzi vogliono ovviamente, studiano qui medicina e poi vogliono andare in Italia a studiare e poi a lavorare lì. Abbiamo anche architettura, disegni, ovviamente sappiamo benissimo che l'Italia offre, è la culla dell'arte, quindi tutte le persone che studiano architettura sanno che prima o poi devono andare in Italia. E la cosa gratificante mia è che la maggior parte dei ragazzi che studia con me finisce e va in Italia. Quindi ho molti studenti che già mi scrivono, stanno facendo un dottorato o un master in Italia e ovviamente la lingua, incominciare italiano qui, gli è servito ovviamente lì. Bene, grazie Maria. C'è un'ultima domanda dal nostro interprete, lui chiede, è Johnny Andrade, lei ti chiede cosa ti piace di più nell'insegnare l'italiano? Come equatoriano anch'io è stato un piacere per me fare l'interpretazione di Maria, lui è appena scritto nel chat. Grazie, sai che a me piace, come vi dico, e come mi ha conosciuto Paul Alves e pure Giuliano che è lui che mi ha invitato a far parte di questo, a partecipare a questo congresso, e amo il mio lavoro, amo trasmettere le mie sensazioni, i miei ricordi, ogni volta mi trasporto io nel banco, quando io, come studente, mi piace stare in mezzo ai ragazzi che vedo che vogliono imparare. Sì, credo che quello sia una cosa gratificante, soprattutto e al 100%. Sapere che stai davanti a ragazzi che vogliono imparare, che sono come una spugna, che quello che dici tu lo ricevono a braccia aperte, è motivante. Quindi dare il meglio di noi ogni giorno, per me andare a lezione, avere un corso, parlare della mia esperienza, è una cosa che mi gratifica. E poi ho l'opportunità di conoscere altri professori, altri docenti che nella vita, alla fine, anche se non ci crediamo, è molto utile. Sì, come vi dicevo prima, abbiamo fatto un gruppo con Paul, abbiamo un sacco di insegnanti che insegnano italiano in tutto il mondo. Quindi se io ho bisogno di, non lo so, ho un problema con il congiuntivo, scrivo e tutti mi dicono: prova questa canzone, prova questo esercizio, io ho fatto così. Quindi sono tutti insegnamenti, come vi dico io non voglio insegnarvi niente, imporvi niente del mio metodo, però può essere che il mio metodo alla fine serva, quindi è quello che vogliamo tutti, sì? L'importante è, come vi dico, dare testimonio, darvi a voi segreti, che poi non ci sono i segreti in questo caso. L'unica cosa, ripeto, l'importante è fare quello che amiamo di più. E sicuramente gli obiettivi, i risultati arriveranno e ce li avremo sempre. Grazie mille, sono d'accordissimo con te, Maria. E anch'io vorrei fare parte di quel gruppo per scambiarsi idee, parlerò, che ne so, con Paolo. Perfetto, sì, se è possibile anch'io. Perfetto, Melissa, noi siamo insegnanti. Perfetto, non c'è problema. L'importante, come vi dico, a volte è utile avere queste risorse che sono consigli, sì? Per esempio a me mi è andato bene con questo esercizio, perché non dartelo? Quindi io te lo do e poi ovviamente sperando che anche a te serva, ovviamente. Però sì, avere questo gruppo a me aiuta moltissimo. Ah sì, quando hai parlato di attività, ho ricordato adesso, cioè lei non lo sa, per insegnare un po' di dialetto, che... Conosco nemmeno l'italiano, ma a volte provo ad insegnare dialetto, e c'è una canzone che è stata molto popolare in Brasile qualche anno fa, che è Quando Chiove di... come si chiama lui? Mi è fuggito il nome adesso, ma c'è questa canzone che è molto conosciuta, almeno in Brasile, la versione in portoghese, e l'originale
È napoletano. Oddio, come si chiama il... Inno, non mi ricordo come si chiama. Autore. Sì. No, nessuno si ricorda di... Aspetta un attimo che controllo qua, un attimino. Penso che sia Pino Danieli. Pino Danieli, grazie. Pino Danieli, sì, che è molto conosciuto. Napoletano, ovviamente. Sì. E c'è anche, non so se conosci Maria, e io vorrei avere, se voi avete un libro simile, vorrei avere una copia. C'è uno che è molto buono con attività pronte, tra virgolette, che si chiama Tante idee per fare apprendere l'italiano. Non so se conosci, è un libro con un sacco di attività. Penso che ho la copia fisica, che l'ho comprato qualche anno fa, e ho anche provato il PDF, ma è buono, c'è un sacco di attività a livello basilare a intermezzo piuttosto. Mm-hmm, perfetto. Va bene, facciamo una fotografia di fine evento, va bene? Vediamo se... Fatevi vedere, ragazzi. tutti nascosti. Melissa. Fatevi vedere. Ah, molto meglio così. Sai una cosa, adesso che adesso vi vedo a tutti, è gratificante ovviamente quando uno dà una lezione, una classe, vedere, sì, non vi posso vedere fisicamente di fronte a me, ma vedervi nello schermo è molto importante, gratificante per un professore. Mi è successo giusto da marzo, adesso che vi dico che ho avuto due corsi, nessuno dei 6 alunni metteva la videocamera, quindi mi trovavo io a parlare da sola. Quindi sì, non mi piace, sì, ovviamente che non è che ho dato meno importanza a come insegnare, anzi, ho fatto la stessa cosa, però credo che vedervi, parlarvi faccia a faccia, a quattro occhi, è più motivante per noi professori, che io capisco che i ragazzi sono giovani, stanno in pigiama, non si vogliono far vedere, stanno sul letto, però una cosa che non è giusto, credo, per noi professori dare una lezione senza guardarsi, mi guardo da sola, quindi è come se parlo da me, davanti a me e solo per me. Quindi credo che sì, che è molto importante anche in questo modo che dite ai vostri alunni, sì, accendete per favore la videocamera, perché vi voglio vedere, anche come vi dico io, sono molto affettiva, i miei alunni non ce li ho fisicamente, ma vederli qui di persona, sì, è gratificante e credo che sia motivante anche per noi. Ah sì, li dico sempre, Maria, nella mia classe è vietato ingressare con la camera chiusa. Cioè, lei lo sa, e quando è chiusa, io chiudo la mia, io faccio così. Ragazzi, cosa ne pensate? Però sai che noi all'università non possiamo obbligare agli alunni, quindi... Sì, io glielo dico, ma non possiamo obbligarli, quindi niente, mi tocca fare la lezione da sola, però la faccio lo stesso e volentieri, perché anche se non li vedo, poi ricevo i risultati, quindi non è che vedendovi voi imparate di più, se mi spengete la camera non imparate, no, non si tratta di questo, ma credo che per noi professori è bello vedere i nostri alunni. Per esempio, adesso voi siete a Rio, siete in Brasile, è come se state accanto a me, siete di fronte a me, io vi vedo, sì, quindi sì, la sensazione, l'emozione di parlare e vedervi è un'altra cosa. Sì, sì, è vero. Allora, scusi, no. Non ho aperto la camera perché non sono truccata, non sono truccata. Ma non mi piace, neanche non mi Andrea, piace quando le persone vedevano senza truccarmi. Scusi. No, tranquilla, ti capisco. Bene, facciamo una fotografia, fine giorno, l'ultima conferenza del giorno. Un attimo. Gina, siete tutti pronti? Mm-hmm. Andrea. Va bene, ragazzi. Ragazzi, la prima parola, è la prima parola in italiano. Ma dai, ma perché? Ma dai?
senza fare così non si impara l'italiano, non è possibile, non è per scusi, ma non è possibile, non sono la professoressa qui, ma è la prima parola, ma dai, ma che... va bene, grazie. Grazie Maria di questa conferenza, è stata molto, molto informativa e molto divertente, specialmente adesso che abbiamo avuto l'occasione di parlarci un po' più e scambiare un po' di esperienze. Perfetto, comunque tramite Paolo, se volete la mia mail, il mio contatto, io contentissima di ricevervi nella mia vita, nella mia traiettoria, qualsiasi cosa, sapete che io sono sempre a disposizione di tutti. Grazie mille ragazzi, un bacio, un abbraccio e ci vediamo domani nelle conferenze. Ciao ciao. Ci vediamo. Buona serata. Buona serata. Ciao, alla prossima.